la Juventus, a breve, dirà addio ad un suo giocatore. Procede spedita la trattativa per la rescissione, l'addio è all'orizzonte. Sono giorni intensi in casa Juventus. Il club, da una parte, si è messo al lavoro al fine di pianificare le prossime mosse di mercato tese a potenziare la rosa di Thiago Motta. Le priorità, in tal senso, consistono nell'ingaggio di un adeguato sostituto di Gleison Bremer e di un attaccante di comprovata qualità capace di far rifiatare Dusan Vlahovic quando necessario. Al tempo stesso, procedono spedite le interlocuzioni che porteranno al divorzio da un elemento del gruppo la cui presenza è ritenuta superflua dalla società. Parliamo di Paul Pogba, fuori dal progetto di Thiago Motta e destinato a lasciare la vecchia signora in tempi brevi. Il 31enne francese, nelle scorse settimane, aveva espresso il desiderio di continuare ad indossare la maglia bianconera al punto da rinunciare ad una parte consistente nello stipendio. Parole, però, cadute nel vuoto. Il destino dell'ex Manchester United, la cui ultima presenza in campo risale al 3 settembre 2023, risulta segnato e sarà lontano da Torino. A confermarlo è stato Sky Sport UK apostrofo, secondo cui la trattativa riguardante la rescissione del contratto in vigore fino al 30 giugno 2026 ha raggiunto le fasi finali. Restano da limare alcuni dettagli, tuttavia l'accordo tra l'entourage del centrocampista ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli appare all'orizzonte. Si avvicina quindi l'addio di Pogba, che potrà ufficialmente tornare a giocare e a calcare il rettangolo di gioco a partire da marzo. La carriera del classe 1993 potrebbe ripartire in Francia, alla luce del grande interesse mostrato dal Marsiglia guidato da Roberto De Zerbi. Juventus, l'addio si avvicina, accordo sulla rescissione. Sulle sue tracce ci sono anche squadre arabe e della MLS, che in queste ore si sono fatte avanti tramite dei sondaggi esplorativi. Si vedrà. La Juventus, dal canto suo, si prepara a voltare pagina e a salutarlo. In maniera definitiva, Pogba non sarà l'unico a trasferirsi altrove nelle prossime settimane. L'elenco degli epurati, ad esempio, comprende anche Arthur inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in Champions League ma mai utilizzato da Motta. Il brasiliano piace a diversi club brasiliano, in primis al Grêmio, dove l'ex Fiorentina è cresciuto. Possibile inoltre la partenza di Danilo, andato incontro a numerose prestazioni negative in questo primo scorcio di stagione e legato alla vecchia signora per altri 7 mesi. Il capitano è diventato l'oggetto del desiderio del Manchester United, che proverà a prenderlo a gennaio. Work in progress. Le giornate di Giuntoli sono frenetiche.